The New Stories. La tua informazione libera. Il parroco ha sorpreso un individuo tra le cassette delle offerte, intento a prendere il contenuto. Senza esitare, ha avvertito i carabinieri, i quali, giunti sul posto, hanno notato un uomo uscire dalla chiesa con un atteggiamento sospetto e hanno proceduto ad intervenire per fermarlo. L'episodio è avvenuto ieri mattina, giovedì 18 aprile, di fronte alla chiesa parrocchiale di via Risorgimento a Casarsa della Delizia, in Friuli, già oggetto di furti nei mesi precedenti. Il ladro non ha avuto tempo di elaborare un piano di fuga. Dopo essere stato bloccato e identificato, è stata immediatamente eseguita una perquisizione. Come era presumibile, tra gli abiti dell'uomo, un cittadino rumeno di 37 anni, sono state trovate le monete di vario taglio appena rubate dalla chiesa, per un totale di 100 euro. Oltre alla refurtiva, sono stati rinvenuti gli attrezzi utilizzati per compiere il furto, tra cui un metro avvolgibile in metallo lungo 5 metri, con dell'adesivo biadesivo all'estremità per pescare le monete dalla cassetta delle offerte. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Casarsa della Delizia, per furto aggravato. Il fatto è stato prontamente segnalato al magistrato di turno, il quale ha ordinato il rilascio immediato dell'uomo, poiché non c'erano motivi sufficienti per richiedere misure cautelari. La somma di denaro rubata è stata restituita al parroco. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.